Buongiorno, sono Paolo Tang, astronomo all'Osservatorio della Costa Azzurra e oggi vi parlo di asteroidi in particolare, del fatto che ne conosciamo molto meno di quanto fosse pensiate e del fatto anche che viviamo un'epoca molto promettente per lo studio del Sistema Solare con nuovi strumenti, nuovi telescopi, eccetera. Quindi spero che scoprirete delle cose interessanti nell'arco di questa conferenza. Vabbè, comunque appena ho fatto il primo... Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa nuova conferenza che Polaris ha organizzato oggi al Museo di Storia Naturale, che ringraziamo come ogni volta per l'aiuto e la collaborazione che ci dà. L'ospite di oggi, l'avete letto nel titolo, è un astronomo professionista, un ricercatore, Paolo Tanga, che lavora all'Osservatorio della Costa Azzurra a Nizza, quindi in Francia. E oggi abbiamo il piacere di averlo come nostro ospite, perché è un professionista che è molto apprezzato e conosciuto nell'ambito degli oggetti del Sistema Solare, nello studio degli asteroidi, e quindi oggi ci racconterà cose estremamente interessanti su questi argomenti. Per chi non lo conosce, appunto, Paolo Tanga è un ricercatore italiano che lavora appunto all'estero, è veramente un esperto nel suo campo, tanto è vero che come riconoscimento per i suoi meriti l'Unione Astronomica Internazionale gli ha dedicato anche un asteroide. Quindi c'è nella fascia tra Marte e Giove un asteroide che porta il suo nome. Quindi per noi oggi è veramente un piacere avere un personaggio così, così importante. E quindi lo ringraziamo per essere venuto da noi. A questo punto direi che gli avvisi sono conclusi. Per chi lo volesse, alla fine della conferenza qui ci sono i volantini dove c'è il riassunto di quello che vi ho detto, e a questo punto passo la parola a Paolo Tanga, che ci parla degli asteroidi e quindi di ciò che costituisce il suo lavoro. Grazie e buon ascolto. È un piacere per me, la prima volta che pare che sia un problema di audio adesso l'altro, mi sentite bene o piacere. È la prima volta che faccio una conferenza qui, in ogni caso cercherò di dare un messaggio chiaro, magari un po' diverso da quelli che siete abituati a sentire di solito, e sicuramente alla fine avremo modo di lasciare un po' di spazio per delle domande, se avete delle curiosità. Ammesso che io sia in grado di soddisfare. Allora, parliamo oggi di asteroidi. Ho messo due sottotitoli: testimoni del resto del Sistema Solare e anche uno frontiere dello spazio, perché ogni tanto sulla stampa, come sapete, se ne parla, e se ne parlano degli oggetti qualche volta pericolosi, qualche volta con cui si può pensare di fare qualcosa di più. Allora, tutta la storia degli asteroidi risale a una notte molto fortunata del 1 gennaio del 1800, la notte di Capodanno, nella quale un astronomo gesuita, Giuseppe Piazzi, che è qui ritratto insieme alla dea Urania, scopre, grazie a Urania che la indica nell'inteso, il primo asteroide in cielo, ovvero vede nel suo telescopio un oggetto che si muove, che non c'è l'altra, in una posizione differente. La chiama Cerere Ferdinandea, siccome lui è a Palermo, dà il nome di Cerere, la protettrice della Sicilia e delle raccolte del grano, come un auspicio. Per lui si tratta della scoperta di un nuovo pianeta del Sistema Solare. Allora, oggi sappiamo che gli asteroidi non ce ne sono uno, ce ne sono tantissimi, sono dei piccoli oggetti, che sono più piccoli di un miliardo di chilometri tipicamente, e non hanno un limite di dimensione inferiore, cioè tra gli asteroidi che sono di qualche centinaio di metri, degli asteroidi che sono di qualche metro, e così via, fino ad arrivare alle polveri interplanetarie che circolano nel Sistema Solare. Se diamo un'occhiata insieme a dove sono gli asteroidi, tipicamente, giusto come
Com, forse l'avete già sentito, ma la grande fascia verde che si trova tra Giove, l'orbita di Giove e l'orbita di Marte, rappresenta la zona più popolata degli asteroidi, che sono questi puntini verdi che orbitano intorno al Sole. Vedete che ci sono altre famiglie di asteroidi, zone popolate di asteroidi, qui segnate in blu, in rosso in particolare, sono quelli che incrociano l'orbita terrestre. Sembrerebbe che lo spazio sia quasi pieno nel sistema solare, in realtà è un effetto puramente grafico, perché di vuoto ce n'è molto, per fortuna, la Terra non si muove attraverso uno sciame di asteroidi che le picchiano contro continuamente, altrimenti sarebbe un problema. Quello che pensiamo è che questi asteroidi siano oggi quello che resta di una fase abbastanza primordiale della formazione del sistema solare. Li vediamo un po' meglio qui, dove tutti sono un po' più grossi, e vedete meglio le popolazioni di cui parlavo, quella che si chiama cintura principale, in verde, gli asteroidi che incrociano l'orbita terrestre, cosiddetti Earth-crossers o near-Earth asteroids, asteroidi vicini alla Terra, e altre popolazioni più lontane, come queste di Bindu che accompagnano le pianete Giove lungo la sua orbita, sono i cosiddetti troiani di Giove. Parlavamo di dimensioni, ecco, per paragonare a qualcosa di familiare, la dimensione della nostra penisola rispetto alla dimensione della Luna, di Plutone, di Cerere, che siamo sull'ordine quindi dei 1000 km, oggi considerato nella categoria dei pianeti nani, e poi scendendo di dimensioni di asteroidi più piccoli, diciamo che sono ancora abbastanza grossi, ma vedete che già si scende su dimensioni che sono decisamente più piccole rispetto a quelli che sono i corpi maggiori del nostro pianeta. Allora, facciamo una scommessa. Come avete sentito parlare degli asteroidi voi attraverso i mezzi di comunicazione, giornali, riviste scientifiche? Secondo me, io faccio tre ipotesi. La prima, che gli asteroidi sono pericolosi, che possono intanto cadere sulla Terra, causare estinzioni, che hanno ucciso tutti i dinosauri, eccetera. Questa era, direi, una scommessa abbastanza facile da vincere. La seconda, forse già un pochettino più difficile, che gli asteroidi sono gli oggetti da esplorare, cioè che si possono mandare gli astronauti sopra, fare delle cose, prelevare dei campioni, eccetera. Questo già forse se ne parla un pochino meno, perché sembra qualcosa di pubblicitario in prospettiva, anche se tutto sommato fa sempre sognare di un'esplorazione del sistema solare. Qualcosa di ancora un po' meno corrente, ma di cui si è parlato un po' negli ultimi tempi, e la possibilità che gli asteroidi possano costituire una risorsa. E allora ci sono dei movimenti in giro per il mondo, per l'Europa, che vanno nella direzione di pensare che gli asteroidi possono costituire un nuovo Eldorado, cioè una nuova frontiera per la ricerca di minerali preziosi, nel senso di petrolio di merda, per l'estrazione di metalli pesanti, eccetera, per cui basterebbe mandare un'astronave appositamente equipaggiata, e qui nell'occasione era un trasporto settimanale, ma si chiamava comunque IOIO, e fare un caduto di un asteroide, tornare a casa con dei minerali preziosi e diventare dei turisti. Ora, quello che voglio darvi oggi, se vogliamo, è un messaggio che da questo punto di vista è un po' meno popolare, un po' più impopolare, perché vi dirò oggi che gli asteroidi non servono solo a queste cose qui, cioè non solo a farci paura per gli impatti o a sperare di farci diventare milionari facendo delle estrazioni minerarie, ma servono anche a capire qualcosa che la scienza vuole capire, cioè da dove veniamo e come si è formato il sistema solare. Quindi questo è un po' il filo conduttore. Ma per fare questo, in realtà il punto di partenza è ancora più basilare. Allora, qui vedete una illustrazione che è puramente di fantasia. E qualche volta leggere sulla rivista o sentire dei documentari in televisione mi fa pensare che in realtà quello che noi sappiamo sul sistema solare, che in fondo è il nostro vicino di casa, come se noi chiedessimo alla portinaia cosa succede nel palazzo, ecco, perché praticamente potremmo sapere a posto la vita di tutti o quasi, ma in realtà quello che succede è che quando noi vediamo questo tipo di illustrazioni, che sono delle costruzioni fantasiose di quelle che potrebbero essere le prime fasi di formazione del sistema solare, non pensiamo che
vede gli asteroidi che sono sommato e l'esiste la sola stessa, conosciamo abbastanza poco. Quindi men che meno la possibilità di capire come si è formato e capire tutti i dettagli di quello che è successo nella sua evoluzione, sono, non sono cose così alla portata che uno potrebbe pensare. In qualche modo potremmo dire che gli asteroidi sono delle industrie sconosciute. Cosa conosciamo davvero oggi degli asteroidi? Per quanti oggetti conosciamo dei dettagli? Perché cos'è essenziale conoscere per capire meglio quello che succede nel sistema solare? Naturalmente anche per valutare gli argomenti di cui si diceva, gli effetti di impatto, se si può andare a stare lineari sopra, eccetera. Stiamo parlando di cose concrete o di fantasia? Allora, io partendo da questo punto di vista vi farò vedere che tutto sommato gli asteroidi oggi conosciamo veramente molto molto poco. È come se noi andassimo nella giungla amazzonica, raccogliessimo 3-4 campioni di piante, di animali, di insetti e pretendessimo di aver conosciuto tutto quello che c'è nella giungla amazzonica con varietà di specie di rifiuti. Siamo un po' a questo livello e vi farò vedere perché. Allora, intanto cominciamo per gli oggetti di cui conosciamo molto. Gli oggetti di cui conosciamo molto, tra virgolette, sono quelli che sono stati visitati dalla sonda spaziale, quindi intendo, sono stati visti da vicino, con grande dettaglio, e qui avete un po' una rassegna, non proprio completa ma quasi, tra l'altro qui in basso a destra questi quattro oggetti sono dei nuclei cometari, quindi sono delle specie di asteroidi che emettono gas e polveri un po' diversi dagli altri, e per il resto avete degli asteroidi di dimensioni diverse, si va da Ida, che era dell'ordine dei 50 km come lunghezza, Matilde 60 km, a oggetti molto piccoli come Eros, che è stato il primo oggetto che crossa l'orbita terrestre a essere stato scoperto, e Gaspra, e altri oggetti ancora più piccoli come Itokawa, per esempio, che fa una dimensione di appena 500 metri. Ora, tutti questi oggetti hanno fatto la fortuna in qualche modo di essere stati visitati da una sonda spaziale, sono delle imprese estremamente costose e mirate, che vanno su un oggetto per cercare di darci il massimo dettaglio possibile, non solo in termini di immagini, ma anche per capire la composizione, le collisioni che hanno subito, perché hanno questa forma, eccetera. Per esempio, una cosa particolare da dire è che questo asteroide qui, Matilda, che ha una dimensione di 50 km, ha un enorme cratere. Ora, se voi fate due conti molto semplici, scoprite che formare un cratere così su una pietra non è molto semplice. Prendete un pietrone grande quanto volete, sbatteteci sopra con un enorme martello e ditemi se riuscite a fare un cratere che ha una dimensione quasi pari al raggio dell'oggetto, al diametro dell'oggetto. È praticamente impossibile, perché cosa succede? C'è dato un corpo troppo forte, il pietrone si frammenta completamente. C'è dato un corpo troppo debole, il cratere che fa è molto piccolo. Allora, questo porta a pensare che questo oggetto sia molto particolare nella sua struttura interna. In particolare, si è scoperto che la sua densità è molto debole, circa la proprio più densa dell'acqua. Ora, siccome faccio principalmente di roccia, se prendo un pensiero a una densità di 1,3 grammi al centimetro cubo, vuol dire che dentro c'è molto fumo. Allora, questo dovrebbe essere, in teoria, un ammasso di frammenti, come della sabbia, che sta insieme solo per la gravità, e questo spiega perché quando ci lanciate un proiettile dentro, anziché distruggersi completamente la sabbia, dissipa l'energia dell'impatto, si sposta e crea un cratere così grande. Ora, questa è la spiegazione, nessuno però ce l'ha guardato dentro, in particolare non sappiamo nulla sull'interno di nessun asteroide visitato da nessuna sonda spaziale, però andiamo avanti con i mezzi tradizionali, alla fine del grafico. Allora, diamo un'occhiata a uno di quegli oggetti più piccoli che erano sulla proiezione precedente, il Itokawa. Ha una struttura estremamente complessa e davvero suggerisce
che questo oggetto potrebbe essere non una roccia compatta, perché voi una pietra non immaginate così, questo sembra piuttosto un ammasso di pietre e di sabbia che ho dentro dal sole. E vedete che sembra che ci sia delle zone in cui pulisce, in realtà la sonda di Tokawa, che è la sonda giapponese che ha visitato questo asteroide, si è avvicinata così tanto da poter riprendere delle immagini estremamente dettagliate della superficie. E qui si vedono dei dettagli che hanno una dimensione di qualche decina di centimetri, e sono delle pietre anche queste, perché sa che ce ne muove in realtà, sono tutte pietre una sopra l'altra. Ora questo potrebbe davvero essere un esempio di questi ammassi di pietre, ma anche qui dell'interno se ne sa poco. Queste pietre che vedete posate in giro, questi blocchi, guardate quello impressionante che si trova all'estremità. Sono presenti in tutto il corpo di questo oggetto oppure all'interno ci sono dei blocchi diversi? Perché per esempio questo oggetto sembra avere una specie di testa e una coda qui diversa? Non è che all'interno ci sono due nuclei rocciosi compatti coperti da una struttura molto meno coesa? Nessuno lo sa in realtà, d'accordo? Allora, questo poi succede quando si guarda gli oggetti piccoli, che si pensa che siano completamente frammentati. Quando si guarda gli oggetti grossi, gli enigmi sono ancora diversi. Per esempio, Cerere stesso. Allora, Cerere, fino a qualche anno fa, le migliori immagini che avevamo sono quelle tipo quelle del telescopio spaziale Hubble, in orbita intorno alla Terra, che ci mostrano un livello di dettaglio molto limitato, con pochi dettagli di superficie. Qualche mese fa, la missione Dawn della NASA, in collaborazione con altri enti anche europei, ha visitato degli asteroidi grossi come Vesta e Cerere, e ci ha inviato queste immagini di Cerere straordinarie, in cui si vede per esempio questo cratere con un deposito bianco che si è scoperto essere poi dei sali, composti chimici salini che hanno una effettività molto elevata, e che deriverebbero dal fatto che all'interno del pianeta c'è un mantello fluido che attraverso dei buchi della crosta riesce a fuoriuscire e a creare questo tipo di deposito. Una sorta di vulcanismo freddo, perché non c'è il calore dei vulcani terrestri di dentro, c'è un vulcanismo che avviene in condizioni estremamente fredde. Però questo sarebbe il risultato di questo tipo di attività ancora in corso oggi all'interno del pianeta, molto recente. E questo grande asteroide si pensa che sia differenziato in qualche modo, cioè che abbia appunto una crosta, il mantello con il ghiaccio d'acqua come certificato da questo deposito e un nucleo roccioso all'interno di cui però si sa poco, anche qui l'interno ci sfugge ancora. Bene, abbiamo visto una piccola panoramica su alcuni oggetti, ma dicevo gli asteroidi se ne conoscono tanti, allora per essere un po' aggiornato, ieri, mentre davo gli ultimi ritocchi alla presentazione, ho inserito qualche numero preciso, scusate la tabellina in inglese, non era traduco perché l'ho presa così come l'ho trovata. Allora, se guardate sul sito del centro ufficiale per raccogliere informazioni sui corpi minori, il Minor One Center, negli Stati Uniti, trovate questi numeri che riguardano i primi in alto, gli oggetti che incrociano l'orbita terrestre, e nella parte inferiore tutti gli asteroidi insieme. Allora, ci sono circa 15.000 oggetti che incrociano l'orbita terrestre, comunque sia nelle vicinanze, nelle zone interne del sistema solare, e ci sono 729.626 asteroidi scoperti fino alla data di ieri, ore 13.30, e forse oggi si è cambiato, non lo trovo. Ma comunque sia, ecco, abbiamo 730.000 asteroidi conosciuti. Tanto e poco, tanto diciamo rispetto a quello che si conosce effettivamente di loro, ma grosso modo qui vedete anche il numero di asteroidi scoperti in questo mese, cioè nel corso del mese di marzo, 568, vuol dire che se ne scoprono circa 1.000 nuovi al mese, 8.000 dall'inizio dell'anno, 47.000 scoperti l'anno scorso, che vuol dire in realtà ben più di 1.000 al mese. Sbagliati, siamo sull'ordine, sono dei ringrazi un po' più elevati. Comunque sì, adesso guardiamo un attimo più in dettaglio che cosa si conosce di questi 730.000 asteroidi, così a grandi linee. Allora, prendiamo il Sole e la Terra che orbita intorno e disegniamo questi 730.000 asteroidi.
li ho presi così come sono, sulle basi di dati ufficiali, e ho disegnato la loro posizione. E vedete che si distingue molto bene ancora una volta, come nell'animazione di prima, la cintura principale, poi qui sembra molto compatta perché la scala dell'immagine è quella che è, e la cintura degli asteroidi che incrociano l'orbita terrestre, più altre strutture secondarie. Allora, qui avete, se lo schermo fosse capace di riprodurre, avreste 730.000 punti. Ora, quanti di questi oggetti abbiamo la stima che sia ragionevole della dimensione, cioè per quanti di questi oggetti c'è stato un telescopio che ha fatto delle misure opportune per sapere quanto sono grandi, una informazione veramente di base, niente di troppo esotico. Allora, togliamo tutti quelli di cui non si conosce la dimensione e arriviamo a 140.000. Allora, 140.000 già non è 700.000, siamo già a una frazione molto più piccola. Ok, però vedete che tutto sommato le cose vanno ancora abbastanza bene, si può dire che abbiamo una buona rappresentazione della popolazione in generale, anche se uno guardasse più in dettaglio scoprirebbe che le dimensioni sono molte tra tutti gli oggetti più grossi. Al di là dei 140.000 non hanno considerato gli oggetti più piccoli, non si conosce le dimensioni. Ora, queste dimensioni, dicevo, però sono approssimate. Diciamo che adesso vogliamo selezionare gli oggetti per i quali la dimensione ha un errore più basso del 10%. Comincia a popolazione a scendere un po', siamo a 40.000, abbiamo già un po' meno punti, siamo già un po' meno densi. Va bene. Allora, guardiamo qui da vicino adesso qualche altra caratteristica, per esempio, quant'è la velocità di rotazione, quanto tempo dura la giornata di un asteroide, il periodo di rotazione di un oggetto, un'altra informazione di base. Ok? 5.000 oggetti, qui cominciamo ad andare male, su 700.000 oggetti, praticamente solo 5.000 sappiamo come ruotano. Adesso cerchiamo di capire, per quanti sappiamo, abbiamo l'indicazione della composizione. Cioè, cosa si fa? Si guarda, si usa uno spettroscopio, cioè si compone la luce del sole, la luce riflessa gli asteroidi nei vari colori, e si compara quella con dei minerali, e si cerca di capire quali minerali riflettono la luce come l'asteroide, e si cerca di capire quindi quali sono i minerali che compongono l'asteroide. Allora, per quanti oggetti questo gioco è stato fatto? Siamo a 2500, praticamente resta abbastanza poco sullo schermo, e si vede proprio pochino. Bene, adesso pensiamo ad un'altra cosa importante. Abbiamo parlato prima di impatti sulla Terra, di andare sugli asteroidi a esplorarli, a estrarre dei minerali, eccetera. Cosa ci serve sapere se vogliamo mettere una piccola astronave in orbita intorno all'asteroide o atterrarci sopra? Vogliamo sapere quanto pesa. La sua massa determina la sua attrazione gravitazionale. Allora, per quanti asteroidi abbiamo una buona stima della massa? Circa una ventina, non so se li vedete ancora, ormai siamo veramente ridotti ai minimi termini, ok, c'è una piccola nuvoletta di punti. Questa è la situazione attualmente della nostra conoscenza di questo tipo di popolazione. Quindi, quando uno pensa a sente parlare di tutte queste cose che possono succedere legate agli asteroidi, bisogna fare un po' di prendere questo discorso un po' con le molle, perché tutto un po' funziona di come essere che sono fatti, di cosa sono fatti, di quanti, di loro caratteristiche. Allora, possiamo porci la domanda, ma perché questa situazione? Perché conosciamo così poco? Quali sono le difficoltà che ci impediscono di conoscere di più? In fondo, una volta che gli asteroidi sono scoperti, sappiamo dove sono, possiamo puntare un telescopio, e pratiche che sono tanti, e che quindi questo richiede molto tempo. Ma cominciamo dall'inizio, cioè la scoperta degli asteroidi. La scoperta degli asteroidi, la tecnica è la stessa che aveva usato Giuseppe Piazzi il 1 gennaio del 1800, ma lui è successo per caso. Però oggi ci sono i telescopi che fanno, passano il loro tempo a cercare di scoprire asteroidi, e lo fanno in modo tale che somiglia molto a quello che ha fatto Giuseppe Piazzi, cioè segue, fa diverse immagini della stessa zona di cielo, e nel corso del tempo l'immagine dell'asteroide mostra un oggetto che è come una stellina che si sposta da un'immagine all'altra. Se prendiamo un oggetto, ecco questa animazione, qui vedete che c'è un altro oggetto che si sposta molto più rapidamente e che addirittura nell'arco di una posa lascia una striscia perché si muove molto rapidamente. In pratica quindi la tecnica è quella di riconoscere gli oggetti che si spostano tramite immagini successive.
Ora, per fare questo esercizio, la scoperta è tanto più efficiente quanto il tempo di posa necessario è breve, perché altrimenti l'immagine asteroide è troppo mossa, e per avere un tempo di posa breve cosa serve? Serve tanta luce, e quindi serve un telescopio. Quindi più il telescopio è grosso, e più il suo campo visivo è grande, più telescopi scoprirà. Allora possiamo guardare un attimo come vanno le cose attualmente. Concentriamoci sugli oggetti che sono cosiddetti pericolosi, che potrebbero incrociare la via terrestre. Dal 1980 fino ai giorni nostri, cioè fino al 10 marzo, aggiornato questo grafico, vedete l'andamento del numero di scoperte, anzi l'andamento del numero di asteroidi che incrociano la via terrestre. Abbiamo superato i 15.000 nel corso del tempo. E vedete che questa curva aumenta di velocità grazie al fatto che abbiamo dei telescopi sempre più potenti. Voi mi direte, perfetto, quindi presto li scopriremo tutti. Allora non è così facile. Intanto vedete che la curva rossa rappresenta gli oggetti più grandi di un chilometro, praticamente non cresce più. Ma non cresce più perché gli oggetti più grandi di un chilometro ancora scoprire, e intorno alla Terra probabilmente non sono sicuri. E questo va bene. Ai 140 metri cresce ma lentamente, tutti gli altri sono molto piccoli, sono oggetti più piccoli di 140 metri. Allora perché 140? Non è un numero a caso, è perché il congresso americano qualche anno fa ha deciso che bisognava recensire tutti gli oggetti più piccoli di 140 metri per cercare di fare un censimento completo di oggetti potenzialmente pericolosi per il pianeta. Allora, questo è un numero di riferimento, se vogliamo, se potrebbe essere un altro. Allora, possiamo guardare più in dettaglio quali sono i telescopi che fanno queste scoperte. Allora, qui, sempre in funzione del tempo, diversi colori rappresentano diverse attività di ricerca di asteroidi. E vedete che ce ne sono alcuni che sono più forti di altri, ma ci torneremo poi dopo per farvi vedere i dettagli che sono. Queste sono le scoperte totali, ancora una volta. Queste sono le scoperte di oggetti più grandi di un chilometro, e vedete che dopo il picco degli anni 2000 praticamente gli oggetti più grandi di un chilometro da scoprire non ne restano più, così come vi ho fatto vedere prima. Se guardiamo un po' più in dettaglio quanti oggetti conosciamo per categoria di diametro, allora qui a destra abbiamo gli oggetti grossi, più di 1000 metri, 300.000 metri, eccetera, fino a oggetti più piccoli di 30 metri sulla sinistra. Allora, cosa succede? Qui abbiamo un picco intorno agli oggetti tra 30 e 100 metri, perché sono più numerosi, ma tra 0 e 30 non dovrebbero essere ancora più numerosi? Sì, sicuramente, solo che ne conosciamo pochi, perché sono anche quelli più deboli, più difficili da scoprire, ma se potessimo scoprire, completare il censimento a questo livello qui, da colonna uscirebbe dallo schermo. Quindi questo numero piccolo in realtà è, diciamo, illusorio, e non è che l'impatto di un asteroide di 30 metri possa essere completamente trascurato, perché non sarebbe sufficiente a cancellare una città come Genova. Quindi noi, non ci interessiamo agli oggetti più piccoli. Allora, chi sono questi protagonisti attuali della scoperta di cui vi parlavo? Ci sono diversi telescopi, in particolare ne segnalo due. Il primo è il PanSTARRS, Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System, sistema rapido di scoperta e immagini panoramiche del cielo. È un telescopio del diametro di quasi 2 metri che si trova a Hawaii e che praticamente copre di immagini tutto il cielo 3 volte al mese. Quindi scopre molti asteroidi, perché è capace di raccogliere molto luce in poco tempo e quindi ha quell'efficienza di cui si parlava prima. E poi c'è un'altra cosiddetta SAVE, un'altra attività di sorveglianza, che è la Catalina stessa, che è effettuata con tre strumenti, anche non tanto grandi, alcuni inferiori al metro, che però hanno dei campi di vista molto estesi, e che utilizzano i telescopi anche non troppo moderni, ma che sono stati rimodernati recentemente, quindi con delle camere sensibili hanno anche delle capacità molto potenziali. Ora, perfetto, scopriamo, sappiamo quale popolazione abbiamo davanti, sappiamo quanto ci resta da scoprire, tutto va bene. In realtà un problema grosso c'è, e forse voi non lo immaginate, ma la maggior parte degli oggetti scoperti, delle scoperte recenti, diciamo, di oggetti piccoli in particolare, sono scoperti una notte,
dimenticati la notte dopo, cioè nel senso che l'oggetto non viene più riservato a nessuno e poi non sapete più dove è. E quindi deve essere poi riscoperto, casualmente magari un'altra, molte notti dopo, e nel frattempo lo abbiamo perso. Quindi sono scoperte, tra virgolette, in qualche modo. Non basta scoprire l'asteroide, occorre anche seguirlo e ottenere una buona orbita, cioè una buona traiettoria nello spazio, in modo tale da poterlo ritrovare molte notti dopo, altrimenti che scoperta è? È un po' come se voi scopriste, non lo so, una nuova specie animale, ma non sapesse più dire dove è sul pianeta. A quel punto servirebbe molto poco. Qualcun altro magari dopo lo ritroverà casualmente. Così succede con gli asteroidi attualmente. Allora, su questi 730.000 asteroidi recensiti, se guardiamo più in dettaglio, circa 500.000, un po' meno, sono cosiddetti numerati, cioè hanno ricevuto un numero definitivo, un codice che li contraddistingue per sempre, e che dice che la loro orbita è molto buona, ce lo potete predire la posizione dell'oggetto dove sarà in cielo tra centinaia di anni senza nessun problema. Ce ne sono 130.000 in una situazione intermedia che non hanno un'orbita definitiva, cioè hanno bisogno di altre osservazioni per definire meglio la loro traiettoria, però tutto sommato non sono persi, sappiamo di trovarli nell'arco di qualche anno. E poi ce ne sono più di 100.000 che hanno un'orbita approssimata, tra virgolette, nel senso che tra questi qualcuno magari lo ritroviamo perché siamo fortunati, qualcun altro ha una traiettoria così mal definita che è assolutamente perso per sempre, a meno che non si è ritrovato più casualmente per qualche tempo. Quindi non basta scoprirli, e purtroppo si investono moltissime risorse nella scoperta di asteroidi e pochissime nel seguito successivo, perché ovviamente scoprire è una parola più sexy che non è seguirla, non si è scoperta da altri. Quindi non è tanto di moda. E allora si preferisce appunto la scoperta piuttosto che seguire l'oggetto, caratterizzare l'orbita e anche le altre proprietà. A proposito di altre proprietà, parliamo per esempio della rotazione. Allora, la rotazione penso a un dettaglio, in fondo nessuno ci abita che il giorno di un asteroide duri 6 ore, che duri 24 ore, non ce ne importa molto. In realtà è una di quelle caratteristiche che ci permettono di dire molto, per esempio, sulla struttura interna. Sappiamo che al di là di una certa velocità gli asteroidi non ruotano, perché probabilmente al di là di quella velocità la forza centrifuga sarebbe così elevata che frammenterebbe completamente l'oggetto e volerebbe via in pezzi. Allora, questo significa che se noi sappiamo stimare qual è la velocità limite di rotazione di un oggetto, possiamo avere un indizio sulla sua coesione interna, sulla sua struttura interna, quindi diventa importante. E allora, per determinare la rotazione, cosa bisogna fare? Bisogna osservare molte ore un oggetto, cercare di misurare la sua luminosità nel corso del tempo, e siccome l'oggetto ruota su se stesso, tipicamente un asteroide non è una sfera, ma una specie di patata un po' regolare, la luce che l'asteroide rimanda varia secondo come lui è ruotato. Quindi misurando questa variazione si sa quanto tempo impiega l'oggetto a ruotare su se stesso, anche una piccola animazione, un piccolo cartone animato, se funziona, sì, funziona, che vi fa vedere grosso modo, con un modellino dell'asteroide Eros, la curva di luce che cambia, la cosiddetta curva di luce, sarà la sua luminosità nel corso del tempo, a seconda che l'asteroide mostri una superficie più elevata o più ridotta rispetto all'osservatore. E notate anche che ci sono delle geometrie, per esempio quando il polo dell'asteroide è rivolto verso l'osservatore, nelle quali non c'è nessuna variazione. Allora, questo è interessante, perché questo vuol dire che se noi riusciamo a osservare l'asteroide in tante notti successive, sull'arco di tanti anni, nel quale l'asteroide si mostra sempre con una geometria diversa, otterremo delle curve di variazioni diverse, che sono tutte legate a come l'asteroide ruota e alla sua forma. Quindi potremo cercare di determinare qual è la forma dell'asteroide che ha prodotto quella variazione e anche come è orientato il suo asse di rotazione. Però questo è un lavoro, cari miei, che è veramente dispendioso, perché si parla appunto di molte notti. Vi faccio vedere un esempio, che abbiamo una storia che abbiamo studiato all'osservatorio qualche anno fa. Sono curve di luce, cioè sono tutte notti di osservazione nelle quali un oggetto singolo è stato osservato nel corso di vari anni da diversi osservatori, e poi tutte le osservazioni sono state messe insieme per determinare la forma di quell'oggetto e la sua rotazione.
dietro c'è un lavoro immenso, quindi è chiaro che è difficile farlo per molti telescopi, per molti asteroidi. Addirittura ci sono dei siti che raccolgono osservazioni che vengono fatte anche con strumenti amatoriali, ma non addirittura, cioè è normale, nel senso che ci vogliono telescopi anche eventualmente piccoli per osservare oggetti eventualmente anche troppo deboli, come gli telescopi disponibili agli astrofili, per poter fare questo tipo di lavoro in modo sistematico e avere grande sufficienza. Allora vi faccio vedere qualche esempio di qualche risultato ottenuto con questa tecnica e voi mi direte tanta fatica per niente, perché queste forme non sono belle, sono ben tagliate con l'accetto, non è che sono molto naturali. Però per rendersi conto della difficoltà del problema, cioè che quando si vedono dei punti luminosi sui quali non si ha nessun dettaglio, e questo vale per il 99,9% di tutti gli asteroidi, a parte quelli visti dai sondi spaziali, e per poche eccezioni gli oggetti più grandi, ebbè, l'unica possibilità che ci rimane è questo tipo di studio indiretto che ci ritorna delle forme molto approssimate. Qui i colori non fatemi ingannare, non sono i colori delle stelle, significa semplicemente che dove rosso la superficie è più piatta, dove blu è più puro, non è molto importante. In realtà gli asteroidi sono abbastanza omogenei. Quindi, determinare già le proprietà fisiche di un asteroide è un lavoro molto complicato. E determinare le dimensioni è divertente, va un po' più rapido forse, ma richiede delle tecniche particolari. Quella che ha dato più frutti, diciamo, anche se un po' approssimata, è la radiometria termica. Cioè, cosa vuol dire? Se voi vedete un oggetto, un asteroide che ha una certa luminosità, lui potrebbe essere o un oggetto piccolo, ma che riflette molta luce, oppure un oggetto grande, ma scuro. Allora, cosa succede alla superficie dell'asteroide quando rimanda più o meno luce? Dove va quella luce lì? Se l'oggetto è scuro, la luce viene assorbita dal corpo e quindi il corpo si scalda. Vuol dire che il Sole, nell'intervallo dei primi centimetri sotto la superficie, scalda maggiormente l'oggetto, la sua temperatura sarà più elevata. Se più riflette più luce, la sua temperatura sarà ovviamente più bassa perché assorbe meno energia. Quindi, se noi usiamo un telescopio capace, sensibile all'infrarosso, per esempio qui ho messo una piccola immagine del telescopio WISE, una missione della NASA, un telescopio infrarosso che ha volato nello spazio per molti anni, ha fatto questo lavoro insieme ad altri, ma si può fare anche da telescopi terrestri, con qualche difficoltà in più, perché l'atmosfera terrestre non si presta tanto a questo tipo di lavoro. Ma un telescopio infrarosso come questo può misurare qual è il flusso infrarosso, cioè qual è la temperatura della superficie di questi oggetti. E da questa misura di temperatura combinata con la misura di luminosità che voi fate là, potete derivare la dimensione. Ora ecco perché è approssimato, perché talmente ci sono dei calcoli anche un po' di incognite. Per esempio, si assume che gli oggetti abbiano una forma sferica, che normalmente non è vero, quindi quando la forma è complessa ci si può sbagliare anche di molto. Diciamo che questo consente di fare misure in modo abbastanza sistematico. Ora, c'è un'altra incertezza, che abbiamo detto che bisogna anche misurare quanta luce l'asteroide riflette per verificare la sua dimensione. Anche qui sulla luminosità degli asteroidi le misure sono molto incerte, perché la maggior parte delle misure sono fatte per misurare la loro posizione, per la scoperta, dicevamo appunto. Invece per la loro luminosità le incertezze sono volte del 50-100%, vuol dire che in pratica sbagliarsi di un fattore 2 sulla dimensione di un oggetto è una cosa abbastanza comune. Ora, abbiamo parlato prima di oggetti che forse dentro hanno dei vuoti, che non sono coesi, che sono fatti da ammassi di pietre, eccetera. Quindi stimare la densità di questi oggetti è un punto cruciale per capire se sono dei sassi compatti oppure no. E se non sappiamo quanto sono grandi, come si fa a stimare la densità, che è un rapporto tra la massa e il volume? Allora, l'altro problema è quello appunto di misurare la massa, quanto pesa un asteroide, allora come si fa? E anche qui è una questione molto complicata, ma detto in parole semplici, quando un asteroide passa vicino, un piccolo asteroide passa vicino a un altro asteroide, viene deviato dal fatto che se questo grande oggetto, che è sul suo campo gravitazionale,
lo attira per un certo periodo di tempo e devia la sua, perturba la sua traiettoria. Ora, questa negazione in realtà è estremamente piccola e deve essere osservata nell'arco di parecchie settimane, e bisogna avere pochi oggetti che passano vicino a quello grande prima di poter determinare con precisione la massa dell'asteroide grande. Ecco perché vi dicevo prima, ci sono una ventina di oggetti di cui si conosce bene la massa, gli altri hanno dei valori molto più approssimati. Poi ci sono dei casi più fortunati, il metodo numero 2, diciamo, quando voi avete dei satelliti, una piccola lune intorno all'asteroide, avete qui dei satelliti, questo asteroide che ha, l'asteroide Silvia, che ha due lune che sono state chiamate la Roma Vernon, le mie scienze antiche, e che orbitano intorno. Ebbene, conoscendo le leggi di Kepler, un po' come per il sistema solare, si può fare una stima della massa del Sole, allo stesso modo in questo caso si può stimare molto bene la massa di Silvia. E qui avete altri esempi di oggetti binari con due componenti quasi identiche, e questo è un oggetto che è passato vicino alla Terra, che è stato osservato con un radar, e questa è un'immagine dell'eco radar, diciamo, che mostra un piccolo satellite con l'ultimo brillante di fianco a un oggetto molto più grande. Quindi queste tecniche permettono effettivamente di misurare delle masse, ma questo, diciamo, se per binario si può applicare questa tecnica a circa una cinquantina di oggetti forse, ma diciamo una ventina per i quali si conosce bene l'orbita del satellite, ma 20, più 20 siamo sempre solo a 40, non è che andiamo molto lontano. Allora, di quanta massa si parla? Se guardiamo la massa totale che è nella cintura di asteroidi stimata, ovviamente, allora la parte del Leone e l'Alfa Cerere, con questi che occupa quel settore azzurro, via via ci sono gli altri asteroidi meno massicci, i due che seguono Cerere sono Vesta e Pallade, poi ci sono gli altri sempre più piccoli, e tutti quelli, diciamo, che restano nella gerarchia, che vengono una torta divisa in modo molto fine tra 700.000 oggetti, completano l'insieme, per un totale che è circa il 4% della massa della Luna. Non è tanto, gli asteroidi in fondo potrebbero fare un oggetto, se fossero tutti assemblati insieme, schiacciati insieme, farebbero un oggetto che è circa 4 centesimi della dimensione della Luna. Quindi di per sé sembrerebbe che ci stiamo occupando veramente di qualcosa di molto secondario nel sistema solare. Quindi perché vogliamo occuparci di un 4% della massa lunare quando il sistema solare ha degli oggetti più importanti, più grossi, forse di cui ci occupiamo pure ovviamente, ma perché in particolare guardiamo gli asteroidi? Allora, l'idea è in generale che gli asteroidi occupano un posto particolare nelle conoscenze del sistema solare, cioè gli asteroidi sono il risultato oggi di una evoluzione complicata nella quale per qualche motivo tra Marte e Giove non si è formato un grosso pianeta. Molta materia è stata mandata via dal sistema solare in quella zona a causa proprio della presenza di Marte e Giove, di Giove in particolare, che è molto massiccio, quindi perturba molto le orbite degli oggetti che passano vicino. E successivamente gli impatti tra un asteroide e l'altro hanno scolpito letteralmente la popolazione che conosciamo oggi. Non solo, questi impatti non sono avvenuti solo tra un asteroide e l'altro, sono avvenuti anche sugli altri pianeti, quindi anche sulla Terra. In qualche modo hanno cambiato addirittura la composizione della Terra. Perché sulla Terra avete degli oceani e su Marte non ne vedete, su Venere neppure? Dove l'acqua di Marte? Eppure Marte deve essere stato formato più o meno con la stessa composizione della Terra. E alla distanza dove Marte e la Terra si sono formati dal Sole, era possibile che ci fosse dell'acqua liquida quando si sono formati? Probabilmente era troppo caldo perché ci fosse dell'acqua liquida. Quindi l'acqua della Terra da dove viene? Oggi la risposta non è ancora del tutto certa, perché ci sono dei dubbi, ma l'acqua della Terra probabilmente è un'origine principalmente esogena, cioè viene da un'altra zona del sistema solare, portata da impatti di asteroidi. Quindi immaginate quanto lontano si può andare, pensando che gli asteroidi, appunto, che hanno una composizione qualche volta ricca in acqua,
sono in fondo la base anche della vita sul nostro pianeta. Si può andare anche più in là, ci sono teorie di fantasiose, diciamo tra virgolette, che però non sono del tutto escluse, che dicono che gli asteroidi e le comete, anche loro ricche di acqua, possono aver portato non solo l'acqua, ma anche dei composti molecolari complessi, delle molecole preliminari alla formazione della vita, o addirittura, qualcuno dice, delle specie viventi elementari, tipo dei batteri che si sono impiantati sulla Terra e che potrebbero essere stati impiantati anche su altri sistemi solari. Bene, andiamo in un dominio dove le prove scientifiche mancano, quindi mi fermo per non rischiare di andare troppo lontano. Però capite qual è appunto, a questo punto, l'importanza di capire gli asteroidi come un possibile mezzo di capire l'evoluzione della Terra stessa. Oggi sappiamo che il Sistema Solare si è formato da una nube di polvere e gas che ruotano intorno al Sole, nella quale si sono condensati prima gli elementi più refrattari, cioè quelli che si solidificano prima ad abbassarsi della temperatura, hanno formato delle piccole particelle che sono aggregate poco alla volta, un meccanismo molto poco capito ancora oggi, hanno formato degli oggetti più grandi, via via più grandi come gli asteroidi, i pianeti e così via. Ora, se io vi dicessi che tutto questo, questo processo è capito bene, non vi mentirei, perché se basterebbe guardare nella letteratura scientifica oggi, quanti articoli ancora cercano di capire come si fa a prendere della polvere e incollarla insieme, farla tenere insieme, quando in realtà una manciata di polvere non sta insieme per gravità, perché per forza gravitazionale non c'è niente dentro una manciata di polvere, ok? E quindi dietro ci sono dei dettagli estremamente complicati. E qualche anno fa un mio collega, che ha avuto il piacere di fare una conferenza qui da voi alla Cina Navale, sono molti di per chi l'ha visto ricorderà, ha proposto anche un modello che addirittura cambia la nostra visione del sistema solare così come ce l'avevamo prima. Guardate questa animazione nella quale avete l'orbita dei pianeti esterni, Giove, Saturno, Nettuno, Urano, e una fascia di oggetti cosiddetti transnettuniani, praticamente asteroidi, che sono al di là di Nettuno. Ebbene, a un certo punto questo sistema, così come sarebbe stato all'origine, con Nettuno all'interno dell'orbita di Urano, quindi scambiati rispetto a oggi, a causa delle risonanze, cioè delle perturbazioni ripetute tra Giove e Saturno, a un certo punto diventa instabile e si espande improvvisamente. Le orbite improvvisamente vedrete che cambiano di dimensione, ecco. Urano e Nettuno addirittura si scambiano di posto nel sistema solare, si scambiano di ordine, quindi Nettuno diventa il pianeta più esterno e tutto il sistema risulta più largo di quello del sistema compatto così come era all'origine. Quindi siamo in una fase nella quale stiamo rimettendo addirittura in discussione le questioni basilari che riguardano il sistema solare, perché a partire da quando il filosofo Laplace ha cominciato a immaginare che il sistema solare si fosse formato in un disco piatto di colpe e di gas, fino ad oggi mai era stato ipotizzato, o mai c'era stato bisogno di ipotizzare, che la distanza dei pianeti dal Sole, o addirittura il loro ordine di distanza, fosse cambiato nel corso del tempo. Quando recitate i 8 o 9 pianeti del sistema solare, certamente non pensate a un certo punto di invertire Urano e Nettuno. Ma così potrebbe essere stato in passato, perché questo scenario, che fa parte di quello che viene chiamato modello di Nizza attualmente, spiega molte cose. Tra l'altro spiega, vedete questi oggetti che diventano, impazziscono praticamente una cintura all'esterno del sistema solare, adesso si trovano a mezzo delle traiettorie che vanno dappertutto. Per esempio, questo evento potrebbe spiegare quello che viene chiamato il bombardamento tardivo, cioè una fase nella quale, per esempio, gli impatti registrati dalla Luna mostrano che c'è stato un enorme flusso improvviso di impattori venuti dall'altrove, non si sa bene da dove, ma un'idea che potrebbero essere venuti da questa fase nella quale, con un'instabilità improvvisa, molti oggetti hanno cambiato l'orbita, hanno incrociato i pianeti interni, e chissà, uno di questi impatti potrebbe essere stato quello che ha originato la rottura della Terra e la nascita della Luna stessa. Oppure
la copertura della tuta con uno sciame di impatti molto intenso. Bene, quindi quando si studia un asteroide che si vede che ha subito delle collisioni, anche lì si cerca di capire cosa ha registrato nella sua storia, che cosa ci dicono i suoi crateri, da quanto è stato bombardato, perché, da dove sono venuti i proiettili e così via, per ricostruire questo tipo di storia. Bene. E quindi le cose sono molto complicate. Se è successo quello che è successo e che vi ho appena mostrato, vuole anche dire che molti degli oggetti che orbitavano intorno al Sole, a una certa epoca, hanno avuto quest'orbita cambiata, sono stati perturbati, sono stati addirittura espulsi, mandati via. Allora, guardiamo la cosa con un altro schema. Allora, qui, diciamo, siamo all'origine del Sistema Solare e in basso siamo a dove siamo oggi, il pianeta attuale. Ok? Lassù avete quello che si chiama il disco di accrezione, cioè il disco di oggetti soliti che ruotavano intorno al Sole. All'interno oggetti rocciosi, principalmente composti di roccia, con poca acqua, pochi elementi leggeri, che sono più caldi. E poi vedete verso l'esterno gli oggetti blu, più ricchi di acqua, perché dove più freddo, quindi dove il ghiaccio può condensare e essere catturato come se fosse un solido, e degli oggetti che si sono formati all'origine. Allora, a quel punto, se si sono formati i pianeti, hanno cominciato il loro balletto di perturbazioni mutue e a perturbare questo sistema apparentemente ordinato, tutto ha cominciato a mischiarsi, perché le orbite perturbate di questi oggetti hanno cominciato a portare gli oggetti all'interno verso l'esterno e quelli esterni verso l'interno. Quindi ha cominciato a mescolare un po' la composizione originale. Quindi non ci aspettiamo di trovare a priori nella cintura di asteroidi una variazione di composizione liscia che va dall'interno verso l'esterno. Queste sferette, questi cerchietti dall'interno sarebbero i proto pianeti, proprio i planetesimi che hanno formato i pianeti interni tra Mercurio e Marte, e dopo quella volta si sono formati, sono entrati in collisione tra loro, si sono aggregati, sono rimasti in quattro e hanno pulito dai vari frammenti la zona interna, semplicemente perché la loro massa ha attirato a loro tutti i piccoli asteroidi che erano nella zona rossa. Bene, andiamo ancora un po' avanti, le perturbazioni tra i pianeti continuano, arriviamo forse a questa fase caotica che vi ho mostrato. Molta massa a causa di queste perturbazioni è espulsa, cioè molti asteroidi se ne vanno, e alla fine restiamo con la struttura attuale, che è una cintura principale di asteroidi che rappresenta un miscuglio tra le componenti rocciose e le componenti più leggere esterne, e gli oggetti della cintura di Kuiper, cioè gli oggetti transneptuniani al di là di Nettuno, che forse preservano un po' della loro composizione originale, forse, perché in realtà non lo sappiamo ancora così bene, sappiamo anche che là c'è un po' di varietà. Quindi, in realtà, quello che vediamo qui è l'1%, probabilmente, meno dell'1%, della massa che era disponibile a livello della cintura principale all'origine. Se noi prendiamo questa zona, nel corso del tempo quasi tutto è stato ripulito. Ora siamo in una situazione stabile nella quale questa pulizia continua, ma è molto più lunga, si porterà probabilmente fino alla fine quando il Sole si trasformerà in una nana bianca o finirà la sua vita in qualche modo, quindi durerà tutta la vita del Sistema Solare. Però è importante sapere che quello che vediamo è giusto un residuo, che quindi ricostruire questa storia da partire da quell'1% è una sfida difficile ma estremamente interessante, perché ci permetterebbe di capire veramente quello che è successo nel corso della storia del Sistema Solare. Bene, ora uno degli elementi principali di quello che pensiamo oggi di asteroidi è che quando si sono formati all'inizio, così come si sono formati i pianeti maggiori, di questi grossi planetesimi, si sono formati anche subito gli asteroidi di una certa dimensione, diciamo di 100-200 km o più. Ora, quello che si pensa è che asteroidi di più di 200 km dovrebbero essere stati o essere, ancora oggi, differenziati. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando voi mettete insieme una grossa quantità di rocce all'origine del Sistema Solare, voi create un oggetto che è molto caldo, perché questo oggetto contiene degli elementi radioattivi,
uno fra tutti è l'alluminio, l'isotopo 26 dell'alluminio, che emettendo radiazione produce calore. Ma produce così tanto calore che quando voi ne avete abbastanza è capace di fondere l'oggetto quasi completamente. Allora, se pensi che gli asteroidi più grandi di 200 km ancora oggi dovrebbero portare all'interno un nucleo metallico circondato in una certa fase da un oceano di magma fuso, che poi nel corso del tempo si è solidificato, e con una crosta che è formata praticamente dalla parte, o da una parte che non si è fusa, questo non si sa bene, oppure da oggetti, da piccoli meteoriti che sono caduti sopra e hanno ricoperto la parte fusa preesistente. E queste tre parti dovrebbero avere una composizione diversa. Allora, questo è una cosa, una nozione abbastanza fondamentale, perché in qualche modo è quello che è successo anche nei pianeti terrestri principali, Marte, la Terra, sono tutti oggetti differenziati. Sappiamo che al centro della Terra c'è un nucleo nel quale praticamente è sceso tutto il ferro, e il nucleo è praticamente di ferro puro. Ora, se voi andate in giro per i boschi e trovate un pezzo di ferro puro, fatemelo sapere, perché il ferro puro in natura non esiste, tranne se non è portato da oggetti che cadono dal cielo. Solo dei meteoriti possono essere di ferro puro. Quindi se voi trovate un oggetto di ferro puro per terra, o viene da una fonderia che ha fuso un utensile negli anni 50 di prima, oppure viene dallo spazio. Perché se voi nel corso della storia del sistema solare ora rompete questo asteroide con un bel botto, tipo questo disegnato qui un po' di fantasia, create un sacco di frammenti, e in qualche modo rompere una cosa, che lo sanno benissimo anche i bambini, è il metodo più efficace per sapere cosa c'è dentro. Quindi rompendo un asteroide, creando tanti frammenti e mandandoli in giro per il sistema solare e cercando di studiare come sono fatti quei frammenti, si può cercare di capire come erano fatti gli asteroidi alla loro origine. Ora, vediamo noi nel sistema solare le tracce di questi impatti, ebbene li vediamo. Sono quelle che chiamate famiglie di asteroidi. Allora, noi spaventate da questo grafico un po' esotico, qui c'è la distanza rispetto al Sole, siamo nella cintura principale. Sull'altro asse voi potreste mettere un'altra quantità qualunque, là ho messo l'inclinazione dell'orbita, potreste mettere un'altra caratteristica orbitale, otterreste più o meno le stesse evidenze, cioè che ci sono, nella cintura principale, degli ammassi di condensazioni in giro, cioè gli asteroidi non sono distribuiti in modo omogeneo, ma le loro orbite sono raggruppate, almeno in parte, perché vedete che c'è anche uno sciame che non mostra nessuna condensazione sul fondo, ma in realtà almeno in parte sono raggruppate in questi ammassi che sono chiamate famiglie di asteroidi, perché occupano delle orbite simili vicine tra loro. Ora, le famiglie di asteroidi pensiamo oggi che sono il risultato della distruzione catastrofica, cioè di grossi impatti, che hanno creato sciami di frammenti che quindi dovrebbero informarci su come sono fatti o come erano fatti gli asteroidi che sono stati distrutti al loro interno. E non solo, allora questo tipo di scenario ha anche un'altra conseguenza. Vedete che ci sono anche delle zone vuote, ci sono abbastanza particolarmente evidenti, è già qualcosa che è stato inizialmente visto con i pochi asteroidi disponibili, la cinquantina di asteroidi scoperti alla fine dell'Ottocento, già si era visto che c'erano delle zone nella cuna, nella cintura di asteroidi, ci sono delle distanze, delle dimensioni orbitali alle quali gli asteroidi non piace stare. Sono le zone alle quali le perturbazioni dei pianeti maggiori, come Giove e Saturno, sono più efficienti, si chiamano risonanze. E là dove, per esempio, quando un asteroide fa due orbite intorno al Sole, Giove ne fa tre. Quindi, diciamo, sono degli impulsi ripetuti, come quando voi mettete una lingua sull'altalena, se voi date gli spintoni in modo non sincronizzato, quello di si lamenta perché non riuscirà a registrare, ma se voi lo spingete in modo sincronizzato, la sua ampiezza di oscillazione aumenterà e a un certo punto smetterà poi di spingere per evitare di andare. Ebbene, qui nessuno ha smesso di spingere, gli asteroidi sono stati buttati fuori da quelle zone di risonanza, dove ricevono delle spinte ripetute. E dove sono andati? Beh, queste zone sono in realtà delle autostrade che portano gli asteroidi o lontano, fuori dal sistema solare, oppure su orbite molto
che attraversano l'orbita di altri pianeti e quindi vanno a impattare gli altri pianeti. Posso pure disegnare, prendere una di quelle zone con alcune famiglie e disegnare quali sono queste autostrade. Ce ne sono tante anche secondarie, c'è tutta una rete di risonanze di diversa natura che vengono studiate con dei sistemi matematici abbastanza complessi. Ma quando un asteroide alla sua orbita che arriva in una di queste strade può benissimo essere inviato verso l'orbita terrestre, diventare un asteroide pericoloso, eccetera. Quindi quello che noi vediamo oggi come asteroidi che potrebbero impattare la Terra sono in realtà i figli di distruzioni di asteroidi del passato che sono stati messi su questa autostrada a un certo punto e che in qualche modo continuano ad essere messi anche oggi. Perché se nessuno li spingesse su queste autostrade non ce ne sarebbero più. La loro vita di questi oggetti che incrociano la Terra è molto breve rispetto alla vita di altri oggetti del sistema solare. Sarebbero tutti caduti sul Sole, avrebbero tutti impattato la Terra, sarebbero vuoti intorno alla Terra. Invece se ce ne sono vuol dire che questo meccanismo è ancora in atto. Anche se praticamente la densità della cintura stellare è oggi così piccola che di collisioni nuove non ce ne sono quasi più. Allora, cos'è che spinge gli asteroidi verso le risonanze, verso queste autostrade oggi? Permettetemi di dire un nome che può sembrare complicato, si chiama l'effetto Yarkovsky, è in realtà una pietra miliare oggi nell'evoluzione del sistema solare. Forse non avete sentito parlare, si tratta semplicemente del fatto che quando un asteroide viene illuminato dal Sole e si scalda, come abbiamo visto prima, poi riemette sotto forma di radiazione infrarossa questo calore. Ora, voi sapete come funziona un razzo, quando il razzo emette da una parte il combustibile, il risultato della combustione del suo combustibile viene spinto dalla parte opposta. È esattamente la stessa cosa, con una forza di rincuro, cioè una spinta che viene opposta alla direzione nella quale la radiazione termica viene emessa, semplicemente per il fatto che l'oggetto ruota e la sua temperatura non è uniforme. Quindi ci sarà una zona nella quale, una direzione nella quale la radiazione viene emessa di preferenza e quindi ci sarà una spinta o a andare verso il Sole oppure a andare verso l'esterno. Bene, possiamo usare questa cosa per fare un gioco molto interessante che è un risultato anche molto recente, parliamo di lavori usciti nel 2015 sugli asteroidi. Possiamo usare questo effetto per stimare qual è l'età degli impatti che hanno distrutto gli asteroidi che hanno formato le famiglie. È molto semplice, in fondo. Allora, qui ancora una volta un grafico, e perdonatemi, ma qualche volta bisogna usare gli strumenti che la scienza usa per capire. Qui avete la distanza dal Sole e qui avete i membri di una famiglia di un asteroide, cioè frammenti creati da un impatto. L'impatto che ha creato la famiglia di Erigone. Allora, Erigone, il più grande frammento che resta, sta a questa distanza. Gli altri oggetti sono tutti più piccoli. Allora, qui avete la luminosità, ma diciamo che la dimensione cresce verso il basso, quindi gli oggetti lassù sono oggetti che sono più piccoli di un chilometro, tipicamente. Allora, cosa succede? Al momento in cui l'impatto è stato creato, credetemi perché sul grafico non lo vedete, tutti i frammenti erano allineati qua, più o meno alla stessa distanza dal Sole, e tutti raggruppati su una zona sopra il rigone, abbastanza compatta, semplicemente distribuiti in dimensioni diverse, ma alla stessa distanza dal Sole. Però a causa dell'effetto Yarkovsky di cui vi ho parlato, sono stati spostati un po' a destra e un po' a sinistra. Quindi, quello che accade è che se voi sapete qual è la velocità di questo spostamento, misurando la dimensione di questa dispersione, potete ricavare l'età della famiglia, cioè da quanto tempo la famiglia sta formata, quanto tempo fa l'impatto è avvenuto. E questa è una prospettiva molto interessante. Il risultato, con tutte le famiglie note, qui sono indicate solo alcune di quelle famose, è dato in questo grafico, dove qui avete 10 milioni di anni, quindi famiglie rosse sono molto recenti. Poi passate a 500 milioni di anni, 1 miliardo, 2 miliardi, 3 miliardi, 4 miliardi, 5, qui siamo veramente all'origine del sistema solare. Allora vedete che ci sono famiglie un po' a tutte le età, ma vedete anche che su quelle vicine l'errore della determinazione dell'età è relativamente piccolo. Su quelle lontane siamo parlati di errore dell'ordine di 1 miliardo di anni, che non è poi
così poco, quindi qui non sappiamo bene dove metterle. Ma la cosa più interessante è anche che se guardiamo 2-3 miliardi di anni fa, qui il sistema solare verrà informato. La cintura di asteroidi già c'era, non c'è nessun problema, ma di collisioni si direbbe che ce ne sono state pochissime. Questo vuol dire che le famiglie più antiche sono state talmente disperse nel corso del tempo che sono molto difficili da vedere, oggi non le troviamo più. La loro traccia si è persa, perché semplicemente disperdendosi sono entrate a far parte di questo fondo omogeneo di oggetti e non sappiamo più riconoscerle. Ci sono adesso delle tecniche che vengono messe a punto per cercare di ritrovarle, e una delle sfide del futuro, per capire se questa mancanza reale, a un certo punto non c'è una condivisione, oppure se è semplicemente effetto di una selezione. Ma comunque sì, da tutto, per dirvi quanto è difficile poi cercare di andare avanti quando si arriva un po' al limite delle nostre conoscenze, devo dire che i problemi non finiscono mai, ecco che queste calcoli basati sull'effetto Jankowski, come vi dicevo, presumono che noi sappiamo calcolare la velocità di dispersione dovuta all'effetto Jankowski. Non è sempre così semplice, perché dipende dalla densità dell'oggetto, io ho detto che ne conosciamo poche, dipende dalla inclinazione dell'asse di rotazione, vi ho detto che ne conosciamo pochi, la riflettività, cioè quanta luce rimanda, anche questa è una misura difficile, e alla fine quel grafico che vi ho fatto vedere con la cronologia del sistema solare delle collisioni è calibrato sulla misura dell'effetto Jankowski per un singolo asteroide, per il quale è stato misurato con più precisione. Uno. Ora non sappiamo assolutamente se questo asteroide, che si trova vicino all'orbita terrestre, è rappresentativo di tutta la popolazione, soggetti di composizione diversa avrebbero una velocità di dispersione diversa, nessuno lo sa. E quindi altre misure sono necessarie, può darsi che gli EVP cambieranno. Ma tra tutto quello che vi ho detto, ve ne sono poi delle altre EVP ancora ulteriori. Ho parlato di oggetti differenziati e delle famiglie che ci consentono di esplorare l'interno. Quindi uno si aspetterebbe che nell'ambito di una famiglia di asteroidi si possano vedere frammenti di composizione diversa. Ebbene, quello che accade all'atto pratico è che si prende uno spettroscopio, si va a vedere il colore in pratica di tutti i membri di una famiglia e si cerca di questa differenza, ma in realtà non si vede niente, cioè sembra che le famiglie siano tutte completamente omogenee, come se fossero state create da oggetti che non avevano questa struttura, ma che erano omogenee anche loro. È una bella contraddizione, però se ci pensate bene, forse è una limitazione nostra, dovuta al fatto che per esempio questi oggetti nel corso del tempo hanno subito molte collisioni, quello che noi che vediamo oggi è semplicemente la superficie, può darsi che all'interno sono diversi, ma noi non lo sappiamo. Allo stesso tempo sappiamo che, come vi dicevo prima, che troviamo delle meteoriti di ferro puro sulla Terra. Quindi questa differenziazione da qualche parte deve essere stata fatta. Abbiamo addirittura degli asteroidi come l'asteroide Cleopatra, 216 Cleopatra, di cui c'è il ritratto fatto con la radio, qui che sembra un osso di cane. Ebbene, lui pare che abbia la riflettività necessaria, le caratteristiche necessarie per corrispondere a un oggetto molto ricco in ferro. Quindi potrebbe essere un nucleo, non si sa perché di questa forma, un nucleo nudo, un asteroide differenziato, ma quello che lo copriva non si sa dove è andato, perché non appartiene a nessuna famiglia, forse sui frammenti che lo copriva non sono stati mai dispersi, la loro traccia è troppo antica per poterla ritrovare. Quindi in pratica resta la domanda, qual è la struttura interna degli asteroidi? Gli oggetti più piccoli di 50-100 km dovrebbero avere una vita collisionale sufficientemente breve da essere stati tutti distrutti o essere il risultato di essere frammenti, essere collezione di frammenti, come l'asteroide Tokarlo che vi mostravo all'inizio. Ma non abbiamo nessuna prova diretta, anche qui ci arrendiamo un po' di fronte al fatto che le nostre conoscenze sono limitate. Forse quello che ci aveva visto meglio è Carl Barks negli anni 60, che è stato uno dei grandi disegnatori di Disney, che aveva fatto una bellissima storia nella quale Zio Babilone andava a cercare ricchezza nella cintura degli asteroidi e quando il paperino cerca di saltare su quell'asteroide ci passa attraverso, dice: oh my god, Dio mio, non sono neanche incollati tra loro, proprio l'oggetto è tenuto insieme solo dalla gravità, talmente leggero che non ci passa attraverso, e Zio Babilone è costretto a recuperarlo con la reticella. E quindi
siamo forse, non siamo andati forse molto più in là rispetto a queste conoscenze che vediamo qua, eppure sappiamo che, come vi dicevo, la varietà delle superfici esiste. Questo ancora toccava, possiamo vedere prima, guardate Eros, la superficie dell'asteroide Eros quasi alla stessa scala, qui praticamente non c'è polvere, ci sono solo delle pietre, qui invece c'è la polvere, la cosiddetta regolite che occupa tutto l'oggetto, quindi c'è una varietà superficiale, ma ci sfugge ancora parecchio della struttura interna. Allora, in tempi recenti forse ci sono un po' più di prove, per esempio la densità, come dicevo Cleopatra, l'oggetto fosse metallico ha una densità 6 grammi al centimetro cubo, che è ben diversa da quella di materia di cui vi ho parlato all'inizio. Quindi, tramite questi dati, riusciamo oggi a percepire questa varietà, ma non veramente a passare oltre la superficie, entrare al di sotto della superficie degli asteroidi. Può esserci qualche evento che ci aiuta, cioè recentemente l'osservazione ha messo in luce degli oggetti che pensiamo abbiano subito una collisione, siano stati distrutti in tempi molto recenti, praticamente sotto i nostri occhi. Questo è un asteroide piccolino che è stato visto il 10 settembre 2013 emettere delle polveri e dei gas, quasi fare come delle code cometarie, in realtà sono semplicemente particelle di polvere. Probabilmente dovuto al fatto che ha subito un impatto e è stato in qualche modo parzialmente distrutto, e quindi le polveri sono sfuggite e sono rimaste intorno a noi per qualche tempo, cambiando un po' di forma e svanendo infine. Bene, quindi a questo punto avete capito quali sono le difficoltà. Se ritorniamo alle riflessioni iniziali, parlavamo di asteroidi pericolosi, se vi ricordate, che cosa possiamo davvero dire a questo punto sul rischio delle collisioni? Sappiamo che le collisioni con la Terra sono veramente avvenute. Abbiamo nell'ambito della superficie terrestre una collezione di crateri che non è ricca come quella lunare, perché la superficie terrestre si rinnova nel corso del tempo, viene erosa, le tracce si cancellano, eccetera, ma ci sono degli esempi spettacolari di crateri sul nostro pianeta. Per esempio questo cratere australiano, di una dimensione di 870 metri, è molto antico, quasi 300.000 anni fa. Altri crateri come il Meteor Crater in Arizona, in pieno deserto anche lui, quindi zone della Terra dove l'erosione è limitata. O questo lago in Sudafrica, bellissimo, che è formato anche lui molto probabilmente da un impatto. Bene, quindi gli impatti come Terra ci sono stati. Se noi sappiamo stimare la quantità di asteroidi che possono impattare, li troviamo, tanto meglio, potremmo eventualmente evitare o fare qualcosa per prevenire degli impatti futuri. Allora il problema, come vi dicevo prima, è che cominciamo, diciamo, a capire abbastanza bene quanti sono gli oggetti fino a circa qualche centinaio di metri, ma quando si scende a una dimensione di 100-300 metri forse ne conosciamo il 50%, forse, non siamo ancora sicuri. E quando scendiamo sotto i 100 metri praticamente le nostre conoscenze sono quasi nulle. Veramente conosciamo un numero di oggetti molto limitato. Eppure, se noi guardiamo l'energia degli impatti, anche gli oggetti piccoli non è che non siano del tutto pericolosi. Allora, questa è, diciamo, la frequenza nella quale si può avere un impatto, e qui avete l'intensità dell'impatto in tonnellate di tritolo equivalenti. In pratica un impatto dell'energia della bomba di Hiroshima avviene su una scala di molti decenni. Allora se ci si chiede, ma perché dopo Hiroshima non ho visto altri disastri simili? Ma semplicemente perché, per fortuna nostra, la Terra non è tutta abitata e la maggior parte della superficie terrestre è coperta da oceani, quindi anche se c'è stato un impatto molto forte nel corso del tempo, è molto più probabile che sia avvenuto su un oceano che non su una superficie abitata. Però questo vuol dire che in pratica, anche se gli impatti più energetici, ovviamente distruttivi, sono molto più rari. Ecco. Un impatto come quello del Meteor Crater che vi ho mostrato, forse
che circa 100 volte l'energia di Hiroshima avviene probabilmente nell'arco di qualche migliaia di anni, quindi forse non domani. Tuttavia, insomma, non si può dire che il danno non sarebbe arrivato, probabilmente quindi di andare un po' in fretta, perché altrimenti ci perdiamo un po'. Allora, tuttavia, allora, abbiamo fatto così una breve, dato un'occhiata alla probabilità di impatto su queste strade pericolose, ma guardiamo un po' meglio, confrontiamo la probabilità adesso di morire per esempio con l'impatto di asteroide rispetto ad altre situazioni. Per esempio, la probabilità di vincere con 6 o 3 del superenalotto. Questa è calcolata ufficialmente, quindi quel valore lì è esatto, proprio 1 su 622 milioni. Ok. Andiamo sulle questioni non tanto di morte naturale, ma di morte accidentale, così come potrebbe essere quella di un asteroide. La probabilità di morire colpiti da un noccio di cocco che cade un albero è stata stimata a circa 1 su 250 milioni. Allora, come si fa a fare una stima di questo genere? È molto semplice, si guarda nell'arco del tempo quante persone sono state colpite e uccise da un noccio di cocco. Quindi si scopre che ci sono circa 150 persone all'anno che muoiono colpite da un noccio di cocco. Okay. La probabilità di morire cadendo dal letto 1 su 2 milioni. Allora, fate attenzione perché già si è 100 volte più probabile che morire a casa con un noccio di cocco. Io ho già cominciato a togliere gli oggetti contundenti che avevo sempre al letto, non si sa mai. Morire colpiti da un fulmine. Allora, qui si trovano delle stime un po' diverse, diciamo che grosso modo una su 80 milioni sulla superficie del pianeta. Ovviamente ci sono dei luoghi dove è molto più probabile e degli altri dove è molto più probabile, quindi questo si tratta di un valore medio che non vale obbligatoriamente per esempio per l'Italia o così come per un paese tropicale. Di morire in un incidente aereo, ci sono persone che hanno paura di volare, una su 20.000 sembra molto di più della probabilità di morire per un noccio di cocco. Decisamente, però tenete conto che questo è equivalente a dire che una persona che prende l'aereo tutti i giorni deve volare 7.000 anni prima di avere la probabilità di morire in un incidente aereo. Tutto sommato, insomma, ci vuole molta pazienza per riuscirci. Purtroppo morire in un incidente stradale è molto molto più probabile. 3.000 persone al giorno al mondo, è una cosa. Ovviamente ci sono dei paesi in cui la circolazione più veloce ancora che da noi, quindi insomma, anche qui cambia molto da un contesto all'altro. Ora, la probabilità di morire per l'impatto di un asteroide si colloca all'immenso, circa una su un milione, anche qui trovate delle stime diverse secondo quello che la gente pensa sulla popolazione asteroidosa. Allora, si può dire che questo valore è elevato oppure che è basso a seconda di come lo si prende. È chiaro che se uno gioca al superenalotto fiducioso che un giorno vincerà il premio da 6 milioni, il premio con 6, deve ovviamente preoccuparsi moltissimo dell'impatto di un asteroide che è almeno 600 volte più probabile, insomma, dovrebbe avere molto più paura di morire per un asteroide che non vincerà il superenalotto. Se invece una persona si preoccupa molto di morire per l'impatto di un asteroide, non dovrebbe più mettere in piedi in macchina, dovrebbe salire sull'automobile. O neanche su un aereo, così come una persona che vuole morire in aereo non dovrebbe più salire in automobile, ovviamente, viste le probabilità che ci sono, queste sono delle nozioni. Quindi è un po' difficile dire in assoluto che morire per l'impatto di un asteroide sia probabile o improbabile. Quello che si può dire è che questa probabilità è distribuita in modo molto inomogeneo. Guarda, incidenti purtroppo ne capitano tutti i giorni con i mezzi di trasporto, ma un asteroide che impatta sulla Terra, se è molto grande, fa alzare moltissimo la probabilità anche se l'impatto è molto raro, perché un impatto forte, rarissimo, è capace di uccidere tutto il genere umano. Quindi in quel caso ovviamente la probabilità viene moltiplicata per il numero di persone che morirebbero. Quindi questo valore in realtà nasconde una varietà che è molto difficile da stimare. E si potrebbe benissimo decidere che è più utile spendere i soldi per prevenire gli incidenti dei fulmini o gli incidenti aerei, piuttosto che per la caduta di un asteroide. Per fortuna, ovviamente ci sono tanti tipi di prevenzione, anche di malattie, che sono giustificate, forse più che la prevenzione di un impatto di un asteroide.
Allora, tuttavia sappiamo anche che non esistono solo estero di Gaussian, basta andare fuori una notte serena, allora qui un'immagine stupenda fatta da un astrofilo con una sovrapposizione di pose diverse durante uno scenario meteorico, vedete tante stelle cadenti che in questo caso non arrivano a terra, le stelle cadenti sono particelle molto leggere di polvere cometaria che non arrivano al suo. Ma ci può essere anche della polvere asteroidale, quegli oggetti di qualche metro, che non sono quindi la bomba di Hiroshima, non sono neanche estinzione di massa, possono farvi danni lo stesso. Allora, fino a qualche anno fa, conoscevamo qualche impatto occasionale, per esempio la ragazza di New York che ha trovato la sua macchina sfondata da un meteorite, un mattino ha aperto il cofano, c'era un meteorite dentro, poi ha venduto la sua macchina all'astro, è diventata milionaria, eccetera. Ma nessuno aveva mai assistito a un danno fisico a delle persone. C'erano delle cronache, ci citavano delle cronache cinesi di inizio Novecento che dicevano che in Cina da qualche parte è stata una casa in cui a causa della caduta di una pietra dal cielo delle persone erano morte, ma non c'era nessuna prova effettiva. Ora, la prima testimonianza diretta abbastanza drammatica è avvenuta il 15 febbraio 2013, quando, forse vi ricorderete, in una zona della Siberia, nei pressi della cittadina di Chelyabinsk, si trova un po' più a sud di Katrinburg, veramente presso gli Urali, è stato visto in cielo un oggetto estremamente brillante, ripreso da molte telecamere montate nelle auto, allora che forse non è una cosa molto conosciuta, ma in Russia tutti vanno in giro con una webcam montata sulle auto che filma in permanenza perché non si fidano delle assicurazioni della polizia, quindi quando c'è un incidente preferiscono avere il film. E allora è successo che moltissimi automobilisti hanno filmato questa scena e nella quale si vede questo oggetto che attraversa il cielo e in qualche sequenza una cosa anche spettacolare, a parte il flash che è più brillante di quello del sole a un certo punto, allora, guardate le ombre che si spostano quando l'oggetto passa, praticamente un secondo sole che si accende all'alba, è alle 9:10 d'inverno, quindi praticamente era l'alba in Siberia poi. Ma qui si vede il guidatore, il tranquillo, illuminato dal flash, e l'altra sua telecamera che vede l'oggetto che passa, lui oh, cos'è? E successivamente la scia dell'oggetto in cielo, anche ha lasciato questa scia di vapore, guardate ancora questa sequenza, anche qui la luce che aumenta improvvisamente. Allora, l'oggetto si è disgregato, diciamo che non ha nessun frammento solido, ha colpito direttamente una persona. Vi lascio guardare ancora qualche immagine, più o meno sempre la stessa tipo di sequenza. Spettacolare, flash, mentre sono andato tranquillo al lavoro, è una cosa abbastanza impressionante. Ora vi dicevo, nessuna persona è stata colpita direttamente da frammenti di questo meteorite, tuttavia ci sono stati molti feriti, circa un centinaio ricoverati, perché erano tutte persone vicino alle finestre, oppure persone che sono scese in strada e che 30 secondi dopo l'apparizione dell'oggetto, quando è arrivata l'onda d'urto generata davanti all'onda di compressione, come fosse un boom di un aereo supersonico, che è arrivato a battersi sugli edifici, ha fatto esplodere i vetri e le persone sono rimaste ferite dai frammenti di vetri di edificio che sono esplose intorno. Praticamente la gente stava filmando, ci sono delle sequenze in cui si vedono le persone che filmano questa scia e poi si sente boom, improvvisamente 30 secondi dopo il tempo che è impiegato l'onda d'urto ad arrivare e ha ferito indirettamente delle persone, quindi non è neanche l'impatto diretto dell'oggetto che ha provocato dei danni, ma addirittura l'onda d'urto che è arrivata successivamente. I frammenti poi sono stati ritrovati al fondo di questo buco, che è uno dei frammenti scavato in un lago ghiacciato, per esempio ne sono stati ritrovati di diversi. Il boom sonico ha fatto crollare anche la parete di un deposito di un'industria dove si sono sviluppato un incendio. Quindi insomma, si vede che anche un oggetto di qualche metro di dimensione è sufficiente, anche se si disgrega in atmosfera, addirittura non arriva neanche al suo intero. Fosse stato un oggetto di metallo questo,
di ferro puro, avrebbe fatto un cratere e forse anche dei danni più ingenti. Ma anche un progetto così piccolo, che pure si direi è capace di provocare dei danni. Allora, il problema che posso dire è che per fortuna questi impatti sono relativamente rari, perché dicevamo prima la popolazione di oggetti più piccoli di qualche decina di metri non la conosciamo affatto. Però qui siamo soggetti che praticamente quando sono in cielo non li possiamo vedere perché sono troppo deboli, almeno non li vediamo attualmente con i telescopi che abbiamo oggi. Quindi parlare di possibilità di prevenzione, di capire quando un impatto può venire, siamo lontanissimi da poterlo fare in questi casi. A posteriori sappiamo da dove veniva l'Ort, del frammento che ha colpito, la Terra, però non è che ci dia molta soddisfazione, ormai il progetto era caduto. Qui c'è un'immagine del Meteosat, il satellite meteorologico, che mostra la scia installando spazio sopra le Siberia. Allora, c'è un unico caso, e poi forse il caso mi fermi, ho approfittato abbastanza della vostra pazienza. C'è un unico caso molto particolare, quello di questo asteroide 2008 TC3, è stato chiamato quando è stato scoperto la sua sigla ufficiale, visto da un telescopio, poi la sua orbita è stata calcolata e si è visto immediatamente dalla sua orbita che questo oggetto era in direzione di impatto con la Terra. È il primo caso che mostra come potrebbe funzionare, in teoria, un allerta impatto con il nostro pianeta. È un oggetto, per fortuna, molto piccolo e che si è capito subito, per fortuna ancora, che avrebbe impattato una regione abbastanza completamente disabitata tra l'Etiopia e il Sudan, su questo traiettorio. Ecco. E quindi la traiettoria era già abbastanza precisa da poter dire che era in questa zona, quindi non c'era bisogno di fare nulla di particolare, tra l'altro non ci sarebbe stato il tempo perché mancavano solo 24 ore, infatti poi l'oggetto è caduto e ha creato una scia di frammenti che si sono dispersi lungo una zona di deserto. Delle spedizioni congiunte di scienziati egiziani insieme ai scienziati di altre nazioni hanno ritrovato i frammenti e sono capaci di per la prima volta fare il legame tra un oggetto trovato al suolo e visto in cielo. Ed è anche il risultato, per primo caso, di questo oggetto con una composizione molto particolare, un tipo di meteorite rara, eccetera, ma questa è più una curiosità. Allora, questo tipo di recupero è molto interessante quando uno conosce l'orbita, quindi per esempio in Francia, ma adesso anche in Italia si sta montando la stessa cosa, esiste una rete di videocamere che osserva il cielo, si chiama FRIPON, che è la sigla di qualcuno che vuol dire monitoraggio nazionale del cielo, una serie di 100 camere all skies che prendono tutto il cielo contemporaneamente e che mostrano le traiettorie dei grossi oggetti che potenzialmente potrebbero lasciare dei frammenti a terra. Lo scopo è quello di calcolare l'orbita di questi oggetti e poi di mandare delle persone nelle zone dove potrebbero essere caduti e recuperare i frammenti. Il ritorno in termini di scienza possibile è molto bello, perché questo tipo di meteoriti mostrano delle composizioni estremamente diverse e ci permettono veramente di vedere come sono fatti gli asteroidi all'interno, meteoriti metallici di ferro, meteoriti parzialmente con dei cristalli parzialmente fusi, meteoriti con delle inclusioni molto primitive. Ecco, sono una varietà che non sappiamo ancora collegare bene agli oggetti che osserviamo in cielo, agli asteroidi, e che però ci danno un'informazione estremamente importante. Quindi il problema della mitigazione del rischio dipende essenzialmente da quello che conosciamo anche dell'asteroide stesso. Trovassimo un asteroide che viene verso la Terra, vorremmo sapere se è un oggetto compatto o se è un cammino di sassi, perché la possibilità di distruggerlo eventualmente prima che impatti o di deviarlo dipende anche da come è fatto dentro, da quanto pesa, eccetera. Ecco perché è anche molto importante conoscere la composizione e la struttura degli asteroidi. Allora, oggi non so
rispondere a questa domanda, se siamo capaci di affrontare il rischio, probabilmente no. E qualche volta si dà l'impressione che tutto è acquisito, tutto è capito, ma non è questa la realtà. Allora, per esempio la NASA stessa qualche volta va un po' al di là con la fantasia e qualche anno fa ha proposto una missione nella quale gli astronauti dovranno andare a ricambiare con una rete, praticamente, un asteroide piccolo, attaccare un'astronave che nel corso del tempo avrebbe deviato la sua orbita, avrebbe portato l'asteroide vicino alla Terra in orbita intorno alla Luna, in modo da poterlo studiare con comodo. Ora, voi potete immaginare, quando noi non sappiamo neanche cosa c'è dentro, non sappiamo quando è combattuto, non sappiamo ancora costruire una sonda capace di posarsi in modo affidabile su un asteroide, anche se siamo vicini, non conoscendo la massa di questi oggetti, anche è molto complicato, ma voglio immaginare la complicazione di poter fare una cosa di questo genere. Tra l'altro, non è che sia una nota positiva, ma il congresso, dai suggerimenti della Casa Bianca di 2 giorni fa, suggeriscono di cancellare lo studio di questa missione. Allo stesso modo, l'idea di fare dell'attività di miniera con gli asteroidi, quindi di estrarre metalli preziosi per riportarli sulla Terra, un singolo oggetto, asteroide di 500 metri ricco di platino, varrebbe 2,9 trilioni di dollari. Ora, l'anno scorso c'è stato un congresso in Lussemburgo, perché Lussemburgo è uno di questi stati che promettono di investire di più nell'attività di estrazione mineraria degli asteroidi. È stato il primo congresso di estrazione mineraria degli asteroidi, e una delle persone che hanno fatto l'introduzione ha detto: il primo trilionario della storia siede in questa sala. Ora, non ne sono ancora oggi così convinto, perché sono così tante le incognite che prima di poter decidere che andiamo su un asteroide, prendiamo del materiale, lo portiamo a casa, ne facciamo qualcosa, prima che valga veramente la pena, non è una cosa che si farà la settimana prossima. Qua, non lo escludo nel futuro, perché conosceremo meglio, perché i mezzi tecnici continuano ad andare avanti, quindi guardiamo questo tipo di prospettive con un sorriso oggi, ma potrebbero essere interessanti in un futuro, forse non tanto per arricchirsi, mentre si denari, che poi in fondo al di là di un certo limite non si sa bene cosa fare, ma al limite per estrarre delle cose utili, tipo gli elementi che potrebbero servire a costruire le strutture dello spazio, delle astronavi che vanno verso il sistema solare e gli altri pianeti, con un costo molto minore, semplicemente perché è molto più complicato sollevare un'astronave da Terra e mandare nello spazio piuttosto che assaggiare lo spazio e costruirla sul posto. Ecco, queste sono forse le prospettive più interessanti, piuttosto che le questioni di fantasia che fanno un po' sognare, ma che restano puramente la fantasia, per catturare l'asteroide, scavarci dentro, eccetera. Allora, io vorrei concludere con una nota di ottimismo, dopo avermi seminato il dubbio a tutti voi, il fatto che in fondo stiamo vivendo un momento straordinario. Ci sono dei nuovi telescopi che esplorano il cielo e che promettono scoperte molto più profonde, oggetti molto più piccoli di quelli che conosciamo oggi. Per esempio c'è questo telescopio europeo che si chiama Occhio di Mosca, perché è costituito da molte telecamere su uno stesso strumento per coprire un campo molto più largo. Sentirete parlare, i vostri figli ne sentiranno parlare, del Large Synoptic Survey Telescope, un telescopio americano di 8 metri, in costruzione in Cile, e questo è lo specchio delle tre persone che si fanno prendere in foto insieme, con un telescopio enorme che sarà centinaia di volte più sensibile dei grandi telescopi in funzione adesso, che riprenderà 200.000 immagini all'anno, quindi questo equivale a più di 1200 terabyte di dati all'anno, che verranno resi pubblici tutti quanti, perché non c'è neanche la capacità di calcolatori di chi gestisce il telescopio per trattare tutti i dati che saranno prodotti, quindi saranno a disposizione di chi vorrà cimentarsi nello scavare questi dati. E se guardate un attimo gli specchi dei grandi telescopi attuali, è uno dei più grandi, per esempio il grande telescopio delle Canarie, 10 metri, spagnolo, che è qui in giallo,
potete confrontarlo con i prossimi telescopi a venire. Mamma Chiera, il telescopio da 30 metri, l'Extremely Large Telescope, il telescopio estremamente grande, europeo, che dovrebbe vedere la luce nel 2022, che è in costruzione, più grande del campo da basket, e quindi potrete giocare diversi tipi di incontri e competizioni sportive sopra. E quindi insomma ci sono delle prospettive, un satellite che la NASA sta studiando per caratterizzare meglio gli oggetti pericolosi, messo in orbita intorno a Venere per guardare verso l'orbita terrestre in modo da una posizione di favorevole. E poi quello di cui non è tempo di parlarvi oggi, ma sarà forse per la prossima volta, la missione Gaia, di cui chi è stato presente al centro di conferenza ci ha sentito parlare, ma che è uno strumento formidabile non solo per esplorare la galassia, è una missione sulla quale io lavoro, mi permetto di fare la pubblicità che se non ha bisogno, e che permetterà di caratterizzare per esempio la composizione di 300.000 asteroidi. Se li confrontiamo con i 2.500 oggi conosciuti, abbiamo un osservatorio formidabile che ci permetterà di determinare le masse, le periodi di rotazione, molte delle caratteristiche che abbiamo nominato. Ecco, io vorrei giusto lasciarvi un momento con una conclusione alla fine. Potremmo riassumere in questo modo: gli asteroidi sono la chiave per capire l'evoluzione del sistema solare, ma la maggior parte delle loro caratteristiche resta da scoprire, quindi siate convinti, forti del fatto che non è tanto la notizia sensazionale che potete leggere sul giornale che fa interessante la scienza e lo scoperto del sistema solare, quanto tutto quello che resta ancora da sapere, perché se tutto fosse capito non sarebbe più interessante, di fronte, no? È un dominio di ricerca molto fertile, quindi, per i prossimi telescopi e anche per gli astronomi dilettanti, come ho menzionato prima, per capire la rotazione degli asteroidi e le loro forme. Gli astrofili sono chiamati a collaborare e lo saranno sempre ancora in futuro. E con questo vi ringrazio. Che l'acqua dei nostri oceani è di origine esogena. Però c'è qualche dubbio, perché sostanzialmente è messa in dubbio questa cosa, anche dall'Università di Genova, che sta studiando questa cosa qui, che dice che invece è mista la cosa. Ora, per risolvere il problema, non avete fatto un'analisi, per esempio, di... Un'analisi, per esempio, spettroscopica dei gas che scomparisce là dove da Europa. Perché sostanzialmente l'acqua che c'è sulla Terra è povera di deuterio, quindi un'acqua leggera, mentre invece quello che c'è dentro, diciamo, le comete P62-P67 che abbiamo visto ha molto deuterio, quindi non collima con la presenza del deuterio negli oceani. Acqua che è data in più rispetto a questi oceani esterni, dei satelliti di Giove? Non veramente, nello specifico sui satelliti di Giove. Devo dire che ogni cometa brillante ha ogni occasione di misurare il tipo di acqua che c'è nelle comete viene sfruttata, ma non c'è ancora, così come è successo per esempio per anche la cometa Churyumov-Gerasimenko visitata dalla sonda Rosetta, ma non c'è, questa contraddizione resta, cioè lo riassumo per chi non lo sa, il tipo di acqua presente sulla Terra non è lo stesso tipo, perché c'è una certa percentuale di più terra, perché non è la stessa che si trova sulle comete, sugli asteroidi o guardando più lontano dal sistema solare, quindi non si sa bene quanto questa ipotesi sia solida. Si pensa che questa percentuale di deuterio possa essere modificata secondo dove si guarda, però non è, la spiegazione non è ovvia e non ho quindi degli elementi per dire che il problema è risolto. Provo con un'altra domanda e poi lascio il microfono. Occato, il cratere di Ceres, è quello luminoso che si vede quando sorge, perché ruota la situazione vista dalla sonda, da est a ovest, tramonta e rimane sempre luminoso. Qual è la struttura geometrica della macchia luminosa? Per poter fare questa cosa, se no si sarebbe attenuato all'orizzonte e forte al centro dell'osservazione. C'è qualcosa che non torna. Grazie. Beh, effettivamente
Probabilmente il fatto che si tratta di una superficie molto liscia, quello che succede su una superficie granulosa, per esempio di sabbia o di detriti, è quello che lei dice, cioè il fatto che secondo le l'angolo di illuminazione, di osservazione, ci sono delle proprietà di diffusione della luce che variano. E per avere un quel tipo di effetto ci vuole una superficie molto liscia, anche a livello della lunghezza d'onda, quindi una superficie estremamente liscia. Potrebbe essere il risultato di una cristallizzazione di un deposito salino, appunto, che è solidificato sul posto e ha lasciato una struttura molto recente che non è stata erosa e che potrebbe essere stata, potrebbe quindi dare un effetto di diffusione più omogeneo. Non è il contrario. Com'è? Non è il contrario, per gli occhi delle nostre macchine ci vedono tutte le parti, eppure sono fatti di superficie. I cadagliotti si vedono da tutte le parti. Ma i cadagliotti sono costruiti apposta. Sono specificati. Sì, ma non basta prendere. Non sono lisci, ma non basta prendere una struttura frammentata per ottenere quell'effetto. All'interno le sfaccettature sono geometriche, sono come dei cristalli fatti in modo tale che riflettono la luce da dove viene. E allo stesso modo può succedere con dei cristalli minerali. Quindi cristalli minerali per sé, se c'è una cristallizzazione, sono lisci, però questo non esclude che la superficie all'interno possa avere delle riflessioni e che possa fare un effetto catalitico, diciamo, in qualche modo. Come fate a distinguere uno dall'altro, visto che vedete classificati tutti i parametri? Beh, praticamente la loro traiettoria è uno spazio, cioè la traiettoria è un'orbita che è chiusa, descritta da un certo numero di parametri, ed è la caratteristica di che cosa distingue. Non c'è nessun oggetto che abbia un'orbita identica all'altro. Se succedesse una cosa del genere sarebbero ogni tanto in collisione. Che ci hai mostrato, diciamo, in simulazione grafica, quegli effetti di rompeggio a un certo punto, cioè così, ovviamente la scala era estremamente velocizzata, è ovvio, ma questo cambiamento di orbite è anche notevole, fondamentalmente senza entrare nei dettagli matematici, a che cosa dovrebbe essere dovuto? Ad interazioni tra le... È dovuto al fatto che se uno suppone che il sistema sia più compatto, a un certo punto uno può fare delle simulazioni numeriche per dimostrarlo, ma è abbastanza intuitivo. I pianeti tra loro si perturbano di più e non c'è spazio per tutti. Quello che è successo è che in particolare Giove e Saturno si sono ritrovati in risonanza tra loro.
e questo ha provocato le precipitazioni delle loro orbite molto importanti che hanno destabilizzato completamente il sistema. La stessa cosa succederebbe se oggi avessimo un altro pianeta terrestre in più, se ci fosse un Venere in più o un Mercurio in più. Potrebbe magari sopravvivere a qualche centinaia di milioni di anni, però si può dimostrare che la prossima sarebbe troppo vicina ai pianeti interni perché il sistema possa restare stabile. E quindi uno dei pianeti, o quello in più o un altro, sarebbe a un certo punto espulso fuori dal sistema o cadrebbe sul Sole. O ci sarebbe un impatto a un certo punto perché le orbite si avvicinerebbero troppo. La distanza di molti anni dipende, la risposta è dipende, perché allora come funziona oggi? Quando si scopre un asteroide che può passare vicino all'orbita terrestre, sul sito ufficiale che recensisce gli asteroidi viene pubblicato il suo nome, la sua previsione di posizione perché altri osservatori possano osservarli. Questo perché? In quel caso è necessaria avere un'osservazione molto precisa della sua posizione per poter determinare una traiettoria molto accurata, perché molte volte l'impatto possibile avviene magari dopo uno o due secoli, quindi si presuppone oggi di poter calcolare l'impatto dell'asteroide Apophis nel 2026. Però si tratta di estrapolazioni sul lungo tempo e più si va lontano, più l'errore sulla posizione si manifesta e diventa difficile da prevedere. Allora dipende molto da un caso all'altro. Ci vogliono molte osservazioni, molto precise, per calcolare la traiettoria precisa, eventualmente quando l'asteroide poi ritorna visibile un anno o due dopo, e così via, per avere man mano una precisione sempre più grande. Quello che accade in questo tipo di oggetti ha la brutta abitudine, il potenziale impattore, ha la brutta abitudine di passare vicino alla Terra anche senza impattarla nel frattempo, prima che l'impatto vero possa avvenire. E a ogni passaggio la sua orbita viene perturbata brutalmente, cambia. E quindi la possibilità di prevedere esattamente dove passa gli incontri avvicinati con la Terra e la sua traiettoria futura dipende veramente dalla precisione dell'osservazione. Quindi sei capace di farlo, diciamo, su un intervallo futuro di 10-20 anni, quando si parla di impatti tra un secolo o due, ci vogliono ulteriori osservazioni per poter verificare se sono si avveranno veramente un gruppo. Allora, secondo una sua opinione personale, visto che è stato anche la conformazione della Luna, lei è un sostenitore della teoria dell'impatto della di 4 miliardi e mezzo di anni fa, o quella che sta uscendo fuori adesso come teoria di un continuo impatto di meteoriti e di asteroidi durato milioni di anni per la formazione della Luna? Ma diciamo che tendenzialmente io personalmente non vedo ancora delle prove sufficientemente forti per questa seconda ipotesi. La prima ha il vantaggio di essere semplice, non soddisfa tutte le osservazioni che vuole, ma neanche l'altra. Ma la prima è il vantaggio di essere semplice ed essere molto plausibile, perché sappiamo che comunque sia degli impatti con dei protopianeti delle dimensioni della Luna di Marte sono avvenuti nel passato dei pianeti terrestri, quindi è altamente probabile che perché la Terra sia stata impattata da un oggetto di queste dimensioni, da un Don Marte tipo. Quindi il fatto che questo evento sia molto probabilmente avvenuto e che possa aver lasciato un movimento dalla Terra non mi sembra una questione da escludere ovviamente. Poi nell'ambito della seconda ipotesi c'è molto lavoro in corso, quindi si vedrà un po' posteriore. Ho sentito, non so se sia attendibile o meno, ma uno dei responsabili del viaggio sulla Luna, tanti anni fa, ha detto che se sulla Luna con secchiello e paletta avessero raccolto diamanti, non avrebbero pagato lo stesso il costo del viaggio. Quindi quando si parla di sfruttamento minerario degli asteroidi, è una cosa che la fanno per accontentare così, oppure parlano seriamente? Diciamo che questa espressione, diciamo che
si parla seriamente, nel senso che ci sono dei grossi investimenti dietro, ci sono veramente delle azioni, il governo stesso del Lussemburgo, che evidentemente ha i soldi da investire, pensa seriamente, promuove un'attività di ricerca in quella direzione. Però quello che diciamo, il che potrebbe essere giustificato, ecco, così come abbiamo detto, se si trova un asteroide che è molto ricco di certi elementi molto utili, potrebbe ripagare il costo di investimento e anni. Quello che risulta, diciamo, c'è un grosso divario tra questo discorso fatto dagli investitori potenziali e le nostre conoscenze attuali. E questo divario è un po' preoccupante, perché a questo congresso in Lussemburgo, che vi menzionavo prima, gli industriali interessati e gli investitori sono arrivati con delle domande molto precise, tipo su quale strategia dobbiamo andare, che cosa è fatto, quando ci posiamo sopra, possiamo piantarci sopra, non trapano, eccetera, eccetera. Ma oggi nella comunità scientifica siamo così lontani, ci sono questioni ancora così fondamentali rispetto a quelle, che una risposta non esiste. Quindi il risultato di questo convegno è stata una lista di cose da fare per potersi arrivare, che alcune le conosciamo bene, tipo caratterizzare meglio gli asteroidi, non c'era bisogno di un convegno per arrivarci. Ma c'è quello che risulta un po' particolare nel contesto attuale, che esistono delle persone che sono dei grossi investitori, che hanno molti soldi e che sono pronte a spendere molto in qualcosa che si conosce molto poco. In qualche modo è interessante perché rappresenta una sfida, tutte le sfide sono interessanti di per sé. Ma in un altro modo direi che oggi il rischio è ancora troppo elevato, perché veramente a un certo punto tirano fuori i soldi dalla tasca per fare veramente una missione di questo tipo. Magari tra 10-20 anni il contesto cambierà e il fatto che loro spingano in quella direzione permetterà di farlo. Ma al momento attuale il divario è tale che possiamo permettersi di sorridere. No, pubblicità e... Sì, quindi pubblicità... Farsi un po' di visibilità. Ah, cioè, certamente, c'è anche molto... c'è un aspetto, se vogliamo, che permette anche un po' di mantenere vivo il sogno, di stimolare idee nuove che magari non sono del tutto fondate, ma che permettono di mantenere nella società vivo un dibattito su quelle delle sfide nuove, tipo quando Elon Musk, il proprietario di Tesla, parla della costruzione di Marte e spiega come il suo sistema di missili porterà centinaia di persone per fare una colonia fino a un milione di persone, bla, che funzionerà così, cosa. Ora, ci sono talmente tanti problemi tecnici da risolvere per arrivare là, che può far sorridere, però il fatto stesso di parlarne da parte di qualcuno che ha un certo potere economico e la società ha un certo potere di parola, qualcosa che fa un certo eco, permette in qualche modo di sognare un po' e di immaginare delle cose che magari danno luogo anche a delle idee che poi sono veramente sfruttate, che magari non corrispondono proprio a quella, ma che sono altrettanto interessanti, forse anche di più. È un misto dei due, probabilmente. Da dipendere dall'epoca, a un certo punto nel passato erano più comete, adesso a un certo punto erano asteroidi, adesso si pensa più a una miscela dei due. Perché ci sono asteroidi effettivamente ricchi di acqua e di composti di ossigeno. Le orbite attuali dei pianeti, con una sola eccezione, sono stabili sulla durata della vita del sistema solare, sulla scala di 5 miliardi di anni. Allora, forse anche di più, sono i calcoli che sono spinti fino a 10-15 miliardi di anni. Quindi non c'è nessun problema dal punto di vista. L'unico che potrebbe avere un'instabilità marginale, che potrebbe permettere di non sopravvivere a un certo punto, se le condizioni si verificano, potrebbe essere Mercurio. Mercurio è al limite della sua stabilità, vuol dire che su una scala di 5-6 miliardi di anni, facendo molte simulazioni numeriche, si vede che statisticamente ogni tanto una possibile soluzione è di un Mercurio che cade sul Sole o che impatta l'altro pianeta. Ma appunto il fatto che lo si debba fare, si debba cercare un
piccolo numero di volte in tanti casi, vuol anche dire che la probabilità che succeda è bassa e che prevedere l'orbita dei pianeti al di là di una scala di 5 miliardi di anni è molto difficile, quindi diventa un sistema che diventa un po' imprevedibile e quindi questa probabilità è difficile stimare. Ma diciamo che se ce n'è uno che potrebbe essere in pericolo, è Mercurio. Grazie.